viene qui a parlare Piero Cappano. Buongiorno a tutti. Allora, io ho presieduto il tavolo dedicato all'approfondimento del militante, il profilo del militante nella nostra organizzazione, e l'ho fatto seguendo un principio, che è quello in base al quale senza una corretta gestione dei dati nessuna organizzazione nel 2019 può sperare di avere successo. Questo momento in politica è particolarmente cruciale, non solo per quanto sta accadendo, ma anche per la nostra storia come popolo della famiglia. Sono 3 anni che siamo tutti in campo, e sono 3 anni in cui abbiamo messo la faccia, ci siamo stancati, abbiamo investito denaro, e in cui ci siamo stretti di fronte a momenti di trepidante attesa e purtroppo anche di fronte a momenti di sconfitta o sensazione di non aver dato tutto quello che potevamo dare. Ora il momento è propizio per svolgere un lavoro che io riassumo con la parola identità, ma che in realtà cela dietro di sé tutto un lavoro di metodo. Anche il nostro tavolo era un tavolo di metodo, non era un tavolo di contenuto, il cui obiettivo finale è servire alla presidenza, servire alla dirigenza, una serie di elementi che permettono di capire, si usa il termine brand perception, cioè che cosa il popolo della famiglia ha attratto, per quali motivi e su quali basi e quali livelli di competenza e di conoscenza. Perché il bellissimo progetto che è stato lanciato nel 2016 e che ha presupposti antropologici già di per sé rivoluzionari rispetto al contesto politico, naturalmente ha attratto persone di provenienze diverse. Ora il punto è trovare il linguaggio più appropriato e le linee di comunicazione e di veicolazione dei concetti che permettono di far sì che poi quando si va nei territori si sia non solo operativi ma efficaci, e questo non è da dare per scontato ed è un compito, è una responsabilità che correttamente deve partire dall'alto, perché un movimento nascente, noi siamo ancora in startup dopo 3 anni, perché siamo stati devastati da una serie di incombenze di tipo tattico a cui non ci potevamo sottrarre, che però ci hanno impedito di approfondire i nostri livelli. E per livelli non intendo stabilire una gerarchia su chi è più bravo, chi lo è meno, chi è più competente, chi è meno, ma proprio per capire come ricavare il massimo da tutti. Per esempio, se io dal questionario evinco che il 2% o meno del 2% di noi ha avuto esperienze nelle istituzioni o ha avuto esperienze all'interno di organizzazioni di movimenti politici, è chiaro che quando devo stilare un progetto di formazione dovrò tenerne conto. Non devo dare per scontato alcune cose piuttosto che invece magari posso dare per scontate altre. Quindi l'obiettivo è quello di fornire una serie di indicazioni che poi possano essere tradotti in un lavoro da svolgere al nostro interno. Quindi quello che si propone fondamentalmente è non un'indicazione sulla strategia politica del movimento, ma un'indicazione su come gestire la nostra risorsa più preziosa, che è il militante, perché noi siamo la vera risorsa del popolo della famiglia. Militante è un termine che si usa in politica, ma a me mi piace di più usarne un altro, che è il termine ambasciatore. Noi siamo ambasciatori di un progetto e dobbiamo essere messi in condizioni di poterlo fare nel modo migliore. Per ognuno di noi forse c'è un linguaggio che favorisce la crescita. Abbiamo il tempo, abbiamo forse 2 anni e più di tempo per non sbagliare più. Il prossimo errore potrebbe essere fatale, e a quel punto voglio pensare che dipenda da noi il fatto che si compia un errore o si faccia giusto, che non si debba attribuire sempre a cause esterne. Questo è una prova di maturità e di consapevolezza politica che parte dal presupposto di avere ben chiaro chi siamo e dove vogliamo andare. Grazie per l'attenzione. Mozione qui, grazie. La mozione qui al tavolo. Ah, ok. Proseguiamo. Allora abbiamo Danilo Bassan, che era Andrea. Allora, noi abbiamo trattato il tema quale popolarismo per il futuro. Quale popolarismo per il futuro?
Allora, diciamo, è stata una discussione che è andata avanti, diciamo, a lungo e in modo importante su questioni abbastanza fondamentali. Vi illustro il risultato del nostro lavoro, che poi lasciamo agli atti, sperando che possa diventare, diciamo, una proposta per il partito di crescita anche questa. Allora, il ragionamento che abbiamo fatto è questo: se parliamo di quale popolarismo per il futuro, è chiaro che innanzitutto dobbiamo sapere cos'è il popolarismo. Quindi, diciamo, la cosa che ci siamo detti è che è necessario che, diciamo, tutti i militanti del Popolo della Famiglia conoscano almeno i documenti fondamentali e la storia fondamentale del popolarismo, facendo riferimento come documenti all'appello ai liberi e forti, al codice di Camaldoli, alla dottrina sociale della Chiesa. E è stato proposto di vedere, diciamo, il sito sul centenario di D'Asturzo in cui si può ripercorrere la storia del popolarismo. La domanda che ci siamo fatto è oggi: quale popolarismo per il futuro vuol dire che noi diamo un valore oggi per il futuro alle idee del popolarismo? Ecco, perché hanno un valore per il futuro le idee del popolarismo? Perché è possibile riconoscere in maniera netta dei parallelismi fra la crisi, la situazione che era presente nel momento in cui il popolarismo è nato e la situazione di oggi. Diciamo, gli elementi fondamentali in termini di parallelismo sono i rischi di spersonalizzazione dell'essere umano di fronte all'innovazione tecnologica ed economica e un forte elemento oligarchico nella gestione e nel governo della cosa pubblica. Allora c'era un'oligarchia fatta ancora, diciamo, di nobili, di proprietà terriera, di diciamo, proprietari industriali. Oggi ci sono altre oligarchie fondate sul digitale e sulla potenza di fuoco della finanza, ma sempre di elemento oligarchico si tratta. A questo punto ci siamo chiesti cosa fare, se è vero che c'è un valore per il futuro in termini di popolarismo, quali azioni si possono fare. Allora, la proposta per il partito scaturita dal nostro gruppo è stata quella di alzare e allargare la proposta politica del partito. Quindi, e qui mi riallaccio alla cosa che diceva all'inizio, credo, Fabio Torriero, cioè tenendo insieme l'idea di partito antropologico e di partito che guarda all'integrale della realtà, ecco, e abbiamo, diciamo, immaginato questo slogan, cioè immaginare un futuro, essere capaci di immaginare e proporre ai nostri concittadini, ai nostri, diciamo, agli italiani, per il momento, un futuro altro rispetto al mondo di regole in cui siamo immersi oggi, no? Ecco, quindi essere capaci di immaginare una realtà in cui le regole che ci governano, che ci imbrigliano nella realtà odierna, possono essere cambiate toccando alcuni elementi che poi magari andremo anche a citare. L'obiettivo qual è? L'obiettivo non è quello di lasciare indietro i temi su cui siamo nati, i temi antropologici, ma al contrario, proprio quello di, preso atto del fatto che andare ad aggredire i temi antropologici, vita, famiglia, persona, inizio vita, fine vita, direttamente, si fa fatica a, come dire, a raccogliere e trovare un consenso, no? Ad essere efficaci, andare a conseguire lo stesso ordine di obiettivi per una via più lunga, però andando ad agire su questioni che toccano più direttamente, diciamo, l'interesse, diciamo, il vissuto immediato delle persone, il lavoro, la salute, l'economia, le prospettive di, diciamo, di crescita, le pensioni, eccetera. Ecco. Allora, tutto questo ispirati da un'idea che è stata discussa più volte, che è l'idea di nuovo umanesimo cristiano, un nuovo umanesimo cristiano che tiene e rilancia il concetto di persona e di personalismo, contrapposto invece al nuovo umanesimo che viene inteso dai media spesso, che è quello di tipo tecnicistico, individualistico, relativistico, materialista, e che conosciamo bene. Ecco. In termini pratici, cosa significa allargare la proposta politica? Significa occuparsi anche di una questione che oggi è centrale nel dibattito politico ed economico, che è quella della disuguaglianza sociale.
disuguaglianza sociale, non nel senso da affrontare, non nel senso socialista del termine, prima ho sentito questa preoccupazione, ma nel senso popolare del termine. Perché? Perché un eccesso di disuguaglianza sociale da una parte distrugge il mercato, dall'altra mette in crisi la democrazia e dall'altro verso ancora diventa elemento che impedisce alle persone di realizzare di fatto la propria vocazione. In termini, quindi dobbiamo occuparci anche di questioni come fisco, finanza, debito pubblico, lavoro al tempo dell'intelligenza artificiale. Esempi di proposte che sono uscite dal gruppo, ma tutte da discutere sul piano politico: la Tobin Tax, che è la tassazione delle transazioni finanziarie con piccole aliquote, transazioni di natura speculativa, diciamo, proposte sul tema della biodiversità finanziaria. Noi assistiamo a una fortissima concentrazione, diciamo, nel mondo della finanza, delle banche, lo abbiamo visto, no? Sparire dalle nostre città le sedi delle banche popolari, delle casse di risparmio. In caso di necessità anche con proposte che in questo momento storico e politico possono essere, sembrano eresie, banche di Stato, mettere in discussione il concetto di libera circolazione dei capitali, in questo momento suonano come eresie, ma come abbiamo detto all'inizio, noi, diciamo, siamo forse gli unici che hanno alle spalle una storia che ci permette di immaginare un futuro altro. Ecco, c'è poi il tema enorme del debito pubblico, che è anche un tema di libertà, diciamo, per i popoli. Tutto questo in un ambito di post-democrazia, con un tema, diciamo, più di libertà politica, che è quello del intervenire sul tema del finanziamento alla politica. Negli Stati Uniti non c'è limite al finanziamento privato ai partiti politici, in Italia abbiamo un limite al finanziamento privato ai partiti politici, ma sappiamo bene che il tema del finanziamento della politica, insomma, c'è qui una persona in sala che lo sa meglio di tutti noi, il tema del finanziamento della politica è un problema chiave. E l'altra proposta emersa in questo senso è che il partito, diciamo, se lo ritiene l'assemblea, si impegni sul tema del ripristino del proporzionale e della preferenza, che il gruppo vede come una questione chiave in termini di effettività dell'assetto democratico. Da ultimo, tutto questo con un problema di linguaggio. Noi andiamo sulle piazze a parlare di persona, a parlare di sussidiarietà, eccetera, sono concetti che non sono più capiti. Noi dobbiamo non abbandonare i concetti, ma riuscire a esprimere questi concetti usando il linguaggio e le categorie che i nostri interlocutori possiedono. A meno che non immaginiamo di educare prima i nostri interlocutori, ma probabilmente lo sforzo sarebbe difficilmente sostenibile. Io ho finito. Grazie. Linea politica e comunicazione, Luciano Castro. Grazie Nicola. Il tavolo che ho coordinato, come avete sentito, era intitolato Linea politica e comunicazione. Sì, arrivo, sono un po' più alto del precedente. Linea politica e comunicazione, che abbiamo voluto intendere come veicolare la linea politica, che afferisce evidentemente alla presidenza del Popolo della Famiglia, attraverso la comunicazione mediatica, quindi gli strumenti mediati e perciò la stampa, e anche attraverso la comunicazione non mediata, quella che tipicamente è in mano ai social, che è in mano a tutti noi e quindi non necessita di mediazione. Hanno partecipato una dozzina di militanti e dirigenti del Popolo della Famiglia, in rappresentanza più o meno di tutta la penisola, dal Piemonte alla Lombardia fino all'estremo appunto della Puglia, passando per Toscana, Umbria, Abruzzo e Lazio. E siamo partiti da quello che già esiste, cercando di verificare e confrontarci su quale fossero i pareri dei partecipanti al tavolo su quello che già esiste, e poi guardare a proposte per il futuro. Partendo da ciò che esiste, c'è stato, ed è in sintonia piena con l'applauso che c'è stato ieri durante l'intervista a Giovanni Marco Tullio, il plauso per l'esperienza della Croce, tanto più alla luce della notizia che riprenderà le pubblicazioni nel formato giornale a partire da lunedì,
e quindi la Croce è un'esperienza da conservare e da potenziare. Altrettanto applauso importante da parte di tutti c'è stato per quanto riguarda l'esperienza social invece di Stampa Evangelo, portata avanti, come sapete, dal nostro presidente su base quotidiana, prendendo spunto dal Vangelo del giorno e dalla lettura dei giornali o comunque degli argomenti principali sul tappeto in quel giorno. E quindi con la voglia di non solo mantenere questa esperienza ma di potenziarla, ma al tempo stesso, se c'era il plauso per Stampa Evangelo, ci sono state espresse diverse critiche per l'esperienza figlia di Stampa Evangelo, cioè di PDF TV, laddove pur rispettando e ringraziando la buona volontà di coloro che si sono spesi davanti alla telecamera in queste esperienze, si è notata in alcuni casi una gran fatica per organizzarle, magari poca resa dal punto di vista della comunicazione o degli ascolti. E quindi ci sono state precise, diciamo, mozioni, indicazioni di potenziare Stampa Evangelo, ma di evitare esperienze simili che potrebbero essere delle brutte copie, con tutto il rispetto ovviamente per le persone che sono state coinvolte in esperienze di questo genere. Per quanto riguarda l'uso dei social, naturalmente siamo tutti immersi, il nostro presidente, lo ricorderete, quando veniva venduto, proposto come il blogger di riferimento di una certa area, quindi tutti noi utilizziamo i social, ma da più parti sono state espresse proposte di fare in modo che i social, più di essere uno strumento, siano un problema. Soprattutto per quanto riguarda, lo diceva qualcuno prima di me, le diatribe che nascono, il botta e risposta, l'approfondimento di tematiche spigolose, spinose, l'immigrazione, il Papa, che non più che creare sinergia, creano divisioni e polemiche, specie per chi magari cerca la polemica e da leone di tastiera approfitta di queste occasioni per creare solamente divisione. Quindi social sì, ma trovare delle formule che evitino i problemi tipici dei social e che comunque li, se possibile, li riducano. Altra questione sul tappeto è l'uso del linguaggio. L'uso del linguaggio sia per quanto riguarda gli interventi come il mio e quelli che mi hanno preceduto e che vengono fatti al microfono, quindi il linguaggio verbale, sia per quanto riguarda il linguaggio sui social. La gran parte di noi, oserei dire tutti, veniamo da esperienze del mondo cattolico, sia di tipo basico, la parrocchia, l'oratorio, l'azione cattolica, volendo fare riferimento a un movimento di antica data, sia di più recente costituzione, movimenti post-conciliari, tanti neocotumenali, focolarini, rinnovamento dello spirito e chi più ne ha più ne metta. E questo traspare, è stato detto all'interno del gruppo, dal nostro linguaggio. E a volte non è una forza, è una debolezza, perché noi parliamo come se fossimo nei nostri gruppi di preghiera. Anche da questo palco è stato scappato più volte un Fratelli, che nei partiti sì, non lo so, si diceva camerati in altre situazioni, ma insomma Fratelli qui dentro è compreso, quando siamo fuori da qui no, anzi è discriminato ed è discriminante. Quindi un'attenzione al linguaggio, se possibile cercando di distinguere il cristiano fervente dal cristiano impegnato in politica. Sono registri diversi, inevitabilmente, che nascono dalla stessa scelta fondante e fondamentale, ma che devono utilizzare strumenti diversi. Poi un'altra esigenza fortissima, ma che noi sappiamo tutti, almeno all'interno del nostro tavolo è stata già presa in carico dalla Presidenza, e quindi noi assolutamente aderiamo a questa iniziativa, è la formazione. Naturalmente noi ci parlavamo di comunicazione, quindi non ci siamo voluti espandere, ma è stata chiesta, è stata proposta che all'interno del progetto Università della Politica, ma questo già c'è perché lo abbiamo letto, ci sia una parte dedicata anche alla formazione della comunicazione in tutti i suoi aspetti e declinazioni, e quindi questa è una segnalazione che sia a livello delle esperienze che ci saranno a livello centrale, Roma, dell'università che è stata annunciata sui social da Mario e che penso in questa occasione Mario ci spiegherà meglio, sia nelle sue derivazioni locali e itineranti ci sia una possibilità, uno spazio dedicato alla comunicazione. Vado avanti velocemente.
ufficio stampa. È stata da più parti, essendo il gruppo formato sia da persone di Roma che vedono la realtà nazionale, diciamo, romana, sia da persone che vengono da piccoli paesi del nord e sud Italia, è stata espressa l'esigenza di potersi avvalere del supporto di un ufficio stampa nazionale per poter utilizzare i materiali, la documentazione, i comunicati che vengono realizzati a livello nazionale e a livello locale. Questo già in alcuni casi viene fatto, anche per quanto riguarda il comunicato di questa festa e di questa assemblea. Alcune regioni ho visto che hanno preso il comunicato, ci hanno aggiunto, il comunicato era il popolo famiglia scende in campo, e loro giustamente hanno aggiunto il popolo famiglia di Lombardia, di Reggio Emilia, e questo è un modo per utilizzare il materiale. Quindi c'è una sollecitazione da una parte ad avere una produzione di materiali e di comunicati a livello nazionale che possono essere utilizzati a livello locale, dall'altra una sollecitazione a livello locale a individuare dei referenti, in modo che ad avere una rete di referenti a livello locale, perché a volte, e il caso di Bibbia non è una rappresentazione plastica, una notizia che è molto locale, di un piccolo centro periferico, diventa una notizia nazionale che può essere, fra virgolette, cavalcata a livello comunicativo. Ci sono due proposte del Circolo Roma Nord, Francesco dopo le parlerà in uno dei suoi interventi, che accenno, quindi, perché è inutile rubare anche le proposte che sono di altri, ma che sono emerse durante il tavolo. Uno, la possibilità di aumentare la base dei militanti e quindi anche dei volontari utilizzando delle chat a senso unico, quindi non con il botta risposta che diventa come i social. Utilizzando lo strumento e l'escamotage degli amici del popolo della famiglia, quindi non necessariamente militanti e neanche addirittura elettori, persone che si riconoscono in almeno alcune delle nostre istanze e che vogliono essere informate, ma questo Francesco ne parlerà dopo, come anche l'utilizzo della newsletter. Vi annuncio quello che poi lui spiegherà meglio, che si sta lavorando, è emerso durante il tavolo, a una piattaforma che partirà da Roma, ma che poi verrà offerta a livello nazionale per avere delle newsletter nazionali o locali, in modo che da poter raggiungere un maggior numero di persone fornendo delle informazioni puntuali. Un'altra cosa che è stata proposta e che in parte è stata già iniziata a fare per taluni interventi di Mario Dinolfi, interviste soprattutto in radio e TV, quando voi vedete sui social appare l'immagine già codificata, la grafica, diciamo, in cui si vede Mario, si vede il suo contendente magari cappato, si vede il logo della trasmissione, un'immagine che può essere poi condivisa. Ecco, c'è una proposta di aumentare questo genere di immagini che molti partiti ovviamente utilizzano, facendole sulla base degli slogan o delle istanze del nostro popolo, della famiglia. Quindi se qualcuno scrive, un gran faccione scrive prima gli italiani, il nostro potrebbe essere prima la famiglia, o comunque qualcosa che nasce nel dibattito o nell'attività di promozione e di diffusione delle notizie della presidenza, che possa essere declinato sui social. Quindi materiali da poter condividere sui social, e altrettanto, e concludo, materiali cartacei da poter condividere a livello dell'incontro uno a uno, e quindi produzione, pur alla luce della consapevolezza che questo costa, ma produzione di volantini, locandine e altro che parlino del popolo, della famiglia, che possono essere utilizzati per il contatto uno a uno, io pur sempre comunicazione. Mi scuso la lunghezza e grazie. Grazie Luciano, grazie a te.